Lui è Franco Gianni, un uomo che ha avuto una giornata molto stressante e, come puoi ben notare, ha bisogno della sua dose quotidiana di nicotina. E so benissimo che anche tu hai questo problema. Ogni volta che sei stressato, ti accendi la tua sigaretta. Qual è il problema? Se vuoi evitare di ridurti come l'uomo veneto diventato meme su TikTok, e soprattutto di buttare i risparmi in sigaretta arricchendo lo Stato, sei nel video giusto. Ebbene sì, il titolo effettivamente è un po' provocatorio, ma ora mi spiego meglio. Se ti sei identificato in una di quelle persone che hai visto prima, dove c'era il narratore con una bellissima voce che stava facendo vedere gente che fumava in maniera ossessiva e che aveva dei problemi grossi nel effettuare una semplice corsetta o fare dei gradini, sappi che sei un problema. Mi spiego. Perché ancora nel 2024 ti ostini a farti del male utilizzando un prodotto cancerogeno e che sai benissimo che ti porterà solo allo sfacello fisico e anche mentale? La tua risposta sarà sicuramente questa: ma ormai che fumo, cosa posso fare per smettere? Io di quelle robe lì ne ho sempre sentito parlare male. O anche, ma non è come una sigaretta. Ma mi hanno detto che fa più male della sigaretta, quindi tanto meglio fumare. O magari per il semplice motivo che, ma quando la utilizzo, quando ho provato a utilizzarla, non mi dà la stessa sensazione della sigaretta. Se sei qui in questo video e sei venuto qui per insultarmi, aspetta prima di farlo. Perché quest'oggi, grazie al video aiuto, sono qui per darti dei consigli e aiutarti nello smettere di fumare. Non facendoti vedere hardware o cose del genere, no. Quello sarà il passo successivo, ossia dove, se vorrai tornare qui da me, ti aiuterò con dei prodotti fatti apposta. O magari ti farei seguire da un venditore di fiducia in un negozio di sigarette elettroniche. E mi raccomando, sigarette elettroniche, non tabacchino. In molti so che cercano e vogliono rimanere sul caro e buon vecchio sapore di tabacco per smettere di fumare, ma fino ad oggi o ci hanno provato e non ci sono mai riusciti perché non c'era il liquido giusto, o semplicemente perché hanno provato da qualcuno e non gli è piaciuto. Sia chiaro, qui non si effettuano miracoli, semplicemente si danno dei consigli da seguire per riuscire a ridurre il danno grazie alla sigaretta elettronica. Quest'oggi sono qui per presentarvi e mostrarvi quelli che sono dei liquidi molto validi e semplici da reperire che vi daranno la stessa soddisfazione di accendervi una paglia. Sia chiaro, questo non vuol dire che come li acquisterete smetterete di fumare. Dovrete avere anche voi un po' di voglia. Ma questa tipologia di liquidi e questa linea nello specifico posso garantirvi che è molto valida nel caso stiate cercando un prodotto che ricordi la buon cara e vecchia paglia che vi fumavate prima. Quest'oggi vi cito la linea Cliff, si chiama, vi faccio vedere uno dei liquidi, ed è una linea che ha parecchie varietà di tabacchi in stile sigaretta. Ciò non vuol dire che è solo il tabacco, ma vengono proprio ricostruiti e rifatti per farli sembrare una vera e propria paglia. In questo caso quello che ho in mano io è il Red Rush, che come potrete ben notare dalla colorazione ricorda una nota marca di paglie. Ce n'è un altro che si chiama Dark Blue e anch'esso ricorda un'altra tipologia di paglia. Quindi se tu, fumatore, ti avvicini per ridurre il danno delle sigarette, sappi che ci sono dei liquidi che possono aiutarti per mantenere sempre la stessa tipologia di sapore, ma con molto meno danno. Questa linea teoricamente vanta 6 tipologie di liquidi differenti e ogni tipologia di liquido appunto ricorda una paglia in particolare. Una volta che avrai trovato il tuo dispositivo insieme al venditore o, nel caso vorrai contattarmi anche con me, cerca nei negozi la linea Cliff e fatti aiutare dal rivenditore per trovare la giusta quantità di nicotina, in modo da evitare di riaccenderti le paglie. In questo modo riuscirai tranquillamente a dare soddisfazione al tuo cervello e alle tue papille gustative e allo stesso tempo evitare di tornare a fumare e ridurre il danno di quasi del 95% rispetto alle paglie. Quindi in realtà il video e il titolo soprattutto del video è stato dato per attirare un po' la vostra attenzione nel caso siate fumatori. Perché quello che io voglio raggiungere è proprio il cuore dei fumatori. Magari qui sotto sarà pieno di insulti, forse me lo merito. Ma se posso anche aiutare solo uno di questi fumatori
che vogliono provare a smettere di fumare e hanno la voglia di farlo, sono più che contento di ricevere 100 insulti per aiutarne uno. Il video aiuto in questo caso vi vuole parlare appunto di questi liquidi che sto testando personalmente da più di qualche mese, acquistandoli, quindi non facendomeli mandare gratuitamente dall'azienda, ma acquistandoli da negozi di sigarette elettroniche nella mia zona, e posso garantirvi che l'aroma in sé e per sé è molto simile a quello delle sigarette tradizionali. Questo non ve lo dico solo io, ma lo dice un fumatore attuale che è un mio familiare. Quindi potete ben capire che se avete ancora voglia di quel sapore in bocca e anche avere la possibilità di mantenere quel gusto, ma ora nel 2024 che abbiamo metodi molto avanzati e molto più sicuri per toglierci del danno che viene causato dalla sigaretta, potremmo anche pensare di evolverci un pochettino. Chiaro, non sono qui a obbligarvi, ma spero di aver toccato un pochettino la vostra curiosità e magari di potervi far provare qualcosa che potrebbe aiutarvi in maniera molto più salutare. Quindi smetti anche tu di riempirti la bocca di sigarette, smetti anche tu di essere considerato la cimice della compagnia perché puzzi sempre di fumo e smetti anche tu di doverti lavare 30 volte al giorno, lavare 20.000 volte i vestiti e fare impazzire così tua moglie o tuo marito o il tuo partner, e passa anche tu alla sigaretta elettronica. Questi sono alcuni di quei liquidi che appunto possono aiutarti. La linea Cliff. Mi raccomando, se il video ti è tornato utile, qui sotto nei commenti fammi sapere la tua. E hola a tutti i svapers, bentornati nel mio angolo dello svapo, come sempre c'è il vostro DJ V. Ok capo, è il mio angolo dello svapo. Liquidi, recensioni, in questa roba sono il ciapo. Sto in fissa con il Mandy, più di sapo per la lean. Sbuffo più di un drago, in quanta tecnica Bruce Lee. DK700, sul tubo fatto centro. E questa non è Sparta, ma i VAT sono 300. I live anche su Twitch, regalami una sub. Facciamo quattro chiacchiere, sia il doppio dei puff. La mia ex era una troia, tossica bionda. Adesso svapo Vigi Royal, nubi fino a notte fonda. Collezionava i pod, adesso switcho pod. Mixa aromi dai sapori intensi, alcuni un po' più densi, è il flow. Signori, è così big che ha con me, mi dice man, hai due polmoni d'acciaio, Superman. Con la barba multicolor, i drip tip in oro, rubano i contenuti e li fanno sembrare loro.